nella mattina è proprio il governo che ha fatto il PIN senz'altro con un decreto di qualcosa, poi c'era la regione, c'era la provincia, e il più debole tra i livelli istituzionali e il livello del paese che è stato abitato da quale nefandezze, quando in realtà è giunto oggi il tempo di alcune legislazioni. Le legislazioni, voglio dire ai nobili relatori di questo tavolo, vanno soprattutto individuati e fatte con i fatti, perché è vero che fummo informati, ma fu pure detto che era un decreto militare e che non eravamo tenuti ad aprire bocca, perché se il giorno dopo avessimo gridato alla cosa trova essere benissimo denunciati e arrestati per procurata allarme, perché era solo un'ipotesi. E quello bisognava fare, procurata allarme in quel momento. Calma. Gianni è andato in giro per il paese la settimana prima. È venuto qua Gianni, è venuto, che calma calma, è venuto qua, è venuto e dice che nessuno lo sapeva. Ragazzi, mi ha riabilitato pure queste cose qua, ragazzi. Chiedo di parlare, dopo di altri. Bene, penso che... Chiedo la parola ai relatori. Bene, anche gli altri per me servono per portarti a potevi portarmi anche prima, perché non mi ha portato fino a morte? Potevi portarmi anche prima, da tanti anni. L'avete invitato. C'è un decreto del governo che parla chiaro, che parla chiaro. Chi si sente reso, lo impugnato del domino, mi pare, è indipendente. Perché poi se attivano queste azioni, io sono il primo ad andare a testimonianza. Cioè glielo ho detto pure a Martino. Non so se l'ha detto. Ho detto a Martino, se ricevi una querela, citami come testimone, che ti fanno vincere la causa. Fatto questa premessa, chiaramente capite benissimo lo scontro psicologico che mi sta dando in questo momento, di fronte a certe situazioni. Mai dato un assenso. Le mie parole sono state, è un argomento che va oltre ogni immaginaria valutazione da parte di un sindaco di un consiglio comunale. Abbiamo livelli istituzionali di qualità che sono anche attestati, che è la regione, che è la provincia. Quando si esprimeranno questi livelli, io istituzionalmente porterò l'argomento del Consiglio Comunale. Chiaro qual è il concetto e quali erano i tempi e quali erano le valutazioni del nostro. Il governo ha fatto un libro perché c'era una procedura da seguire. Quando nel 99 il governo D'Alema ha dato mandato alla Sogin di individuare il sito unico in Italia, ha dato anche un percorso istituzionale da seguire. Quando la Sogin, abbiamo letto quelle le carte chiaramente, no? Non era scelto del primo ma del dopo, abbiamo letto che il percorso era di individuare il sito, il governo doveva portare nel comitato delle regioni, dei presidenti delle regioni, per la informativa, non perché avevano un voto soltanto come informativa. Era quello il momento in cui veniva ufficializzata ed era quello il momento che si potevano scatenare le contestazioni e il no alla scienza. Purtroppo il governo di allora non fu scritto su questa cosa e fece il PRIS facendo il decreto direttamente, facendoci trovare di fronte al fatto compiuto. A quel punto non potevamo che non opporci, questa è la discussione. Chiaro, perché ci siamo poi opposti con determinazione, soltanto che rispetto a queste situazioni ci sono le persone. Ma c'è pure la doppia F, cioè, c'è l'ervista. Subiscono anche. E ci sono i falsi moralisti che hanno circolato nelle nostre piazze all'epoca e continuano a farlo come forse oggi, senza avere il coraggio delle verità. Il coraggio delle verità. Mi sono spiegato. E poi, a quale imbecille di Lucano, caro me, a quale imbecille di Lucano, anche all'epoca, gli è venuto mai in mente di poter pensare che il sindaco sapeva e che gli altri non sapevano? Ma c'è ancora un imbecille che è qua per pensare questo.
Sapevamo tutto dall'inizio, che sapevano anche gli altri. Benissimo, ma non ti ho spiegato anche gli altri, non mi ricordo a parlare. Però poveretti, non l'abbiamo parlato. Militare. Certo, ci capiamo. Seguiti militare. Viene comunicato una possibile ingornatura con la premessa che si tratta di un decreto militare. Perfetto, che ma è un cittadino attivo. Altrimenti ah, ci sono tre come è stato lì, non è stato. Che cosa si doveva fare? Allora, per quello che mi riguarda, è quello di essere Processo del popolo. Chi è nato ed è sempre vissuto su questo territorio non può che amare.
parte, con l'umiltà e non la certa tutte e due fa fotografie e video.